vado a rifare il filler alle labbra. Ci diamo una sistematina al volo perché vi giuro, ieri sono tornata da Milano tardissimo perché il treno ho fatto tardissimo. Quindi sono andata a dormire tardissimo, mi sono svegliata meno presto perché mi sono svegliata alle 7:30, quindi ho dormito poco e la mia faccia sembra quella di quando faccio una serata. Sono circa 7-8 mesi che non ripeto il filler, ma in realtà non avevo neanche intenzione di ripeterlo, soltanto che a breve avrò delle cose molto carine da fare, molto importanti da fare, quindi ho detto vabbè, diciamo che un bel po' si è assorbito e stanno molto bene però, ma come sempre niente di esagerato, ma tipo effetto lip plump. Non ho finito questo correttore ragazze, credo che lo ricomprerò assolutamente perché è meraviglioso. Vi avviso già che ci sarà un cambio dottore, ma non per qualcosa, perché io vi ho sempre consigliato tantissimo il mio precedente dottore, continuerò per sempre a consigliarvelo perché vedete il risultato comunque su di me, che è sempre stato super naturale, non ha mai creato nessun danno, è super professionale, è una bravissima persona, io lo adoro, ma sono circa 3 anni o 4 che vado da lui e quest'anno grazie ad un'altra mia amica ho conosciuto anche un'altra dottoressa, è femmina. Mi piacciono molto i suoi lavori e è sempre molto semplice, quindi per una volta ho detto vabbè, ci sta a cambiare. Pazzia, voglio provare un blush che non ho mai provato, Perky Peach di Huda Beauty. Io amo questi così, ma vi giuro che questa shade è proprio nuova, mai toccata prima. Io sono abituata a questa rossa che vabbè, lo sapete, la amo, che è super strong. Questa c'è a stento, la si vede. È bello però, eh. Ovviamente no make up sulle labbra, profumo Kajali, non so se avete visto la mia foto di ieri con Mona Cattan, la creatrice del brand Kajali, raga, vabbè ho scritto tutto quello che pensavo lì, questo comunque è il mio preferito, ovvero Vanilla Royale Sugared Patchouli 64, non lo so che ho detto. Io vi saluto e se volete vedere il risultato delle labbra un pochino in anticipo vi aspetto qui, ciao!